colpevole indifferenza, credo ormai, nei riguardi del porto e dintorno. Colpevole indifferenza. Ignavia politica di oggi, di ieri, di tanto tempo, senza mezzi termini. Gente che chiede di lavorare, che chiede di uscire in sicurezza, che chiede di portare il cibo per la propria famiglia, per la propria comunità. Dovremmo ricordarla con grande affetto oggi proprio. Questa la preghiera del vescovo di Fanno Armando Trasarti durante una santa messa celebrata giovedì scorso nella chiesa del porto di Fano in occasione della festa di San Giuseppe. Anche la comunità parrocchiale del porto si unisce a questa supplica e fa appello a chi ha le responsabilità civili ed economiche ad adoperarsi per sbloccare quanto prima la grave situazione dei fanghi. I vecchi pescatori raccontano che da oltre 40 anni non si realizza più un dragaggio nel canale Albani e nel porto, una volta ricco di oltre 120 pescherecci ora ridotti quanto le dita di una mano. È un'operazione fondamentale che prima veniva effettuata regolarmente ogni anno, probabilmente favorita da una legislazione più permissiva. La parrocchia del porto è preoccupata per l'impoverimento della zona. Le diverse amministrazioni che si sono avvicendate negli anni alla guida del comune affermano hanno sempre promesso interventi mirati per sanare questa grave situazione con l'unico risultato di un'attesa estenuante. La crisi economica del momento non favorisce di certo la soluzione di tanti problemi, ma si dovrebbe pur dare un'attenzione primaria a ciò che qualifica una città. Tante famiglie di pescatori hanno preferito indirizzare i figli verso altri lavori più redditizi. Tutti dovremmo ancora riflettere, concludono, su quella famosa espressione di Tito Livio nelle sue storie, come a dire: mentre nei palazzi della politica si discute e si dibattono i problemi, il porto di Fano viene spugnato dai fanghi. Il sindaco Massimo Seri invece questa mattina ha avuto un ulteriore incontro in regione per cercare di capire quante siano le risorse a disposizione per fronteggiare l'emergenza. Abbiamo fatto un passo avanti, nel senso che per la prima volta abbiamo visto delle risorse certe, non ancora sufficienti per quelle che erano le nostre aspettative, però ci siamo lasciati con l'impegno dell'assessore Giorgi e dell'assessore Marcolini di cercare di rimpinguare questa proposta di variazione di bilancio che dovrà essere portata giovedì in giunta e poi la settimana prossima per l'approvazione definitiva in Consiglio regionale prima dello scioglimento dello stesso. Per cui se si riesce a recuperare questa risorsa, penso che il dragaggio, perlomeno per quelli che erano gli obiettivi, dovremmo riuscirci. Abbiamo rifatto fare il nuovo carottaggio, quindi avremo modo di vedere anche la nuova classificazione delle sabbie, delle sedime, sperando che possano essere migliori rispetto a quelle del passato. Ma quanto ammonta all'incirca questa cifra per poter effettuare il dragaggio? Ma siccome l'importo che la Regione mette non lo mette solo per il Comune di Fano, per i cinque porti regionali, ovviamente Fano è quella che ha la maggiore esigenza e anche il più grande, quindi io penso che se la Regione riesce a destinare 3 milioni, la quota per Fano è una quota che per il dragaggio dovrebbe essere sufficiente. Auspichiamo che effettivamente possiamo dare questa risposta a tutta la marineria fanese.